non è questo. Ma guarda, Porto d'Italia è un... Cosa succede? Me compreso. No, ma proprio come persona. Ah, non solo professionale. Qui aveva la patente che l'aveva fatta. La c'è verde. La maglia. Perché anche in ascena e ne c'è un fatto scena. Saltare in aria la stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 200. Da quel momento parte e continua ancora fino ai giorni nostri un tristissimo calvario per quelli di noi che erano qui quel giorno e si sono ritrovati lesi nel corpo e nell'anima, e per i familiari di chi in questo piazzale ha trovato la morte, costretti a subire un ergastolo del dolore deciso da altri. Abbastanza trasparente, se letto nel contesto complessivo, cioè impraticabile per effetto della copertura data dagli... Nessuno ha chiesto perché già nel marzo del 1980, 5 mesi prima della strage, fosse stato artefice del primo depistaggio tendente ad incastrare il neofascista dissidente Marco Affaticato. Tre sibili di locomotore segneranno l'inizio del minuto di silenzio.
care cittadine e cari cittadini, cari familiari delle vittime della strage, signora Presidente della Camera, signor Ministro, è stata ben inaugurata una nuova stazione dell'alta velocità in questa piazza, è la più importante d'Italia, migliorerà col tempo, ma rispetto a 33 anni fa ha accorciato un bel po' le distanze tra Bologna e il resto del paese. E se devo fare un'analogia, bene, noi ci auguriamo che questo possa essere un segnale, che le distanze dalla verità si stiano accorciando, da una lapide a tante strade, una strada per ciascuno dei nostri morti, perché ciascuno dei vivi lo onori con i propri passi e quella via diventi parte della loro vita di ogni giorno. Una cosa è chiara, questa non è buongiorno a tutti, grazie, sono molto commossa di essere qui a Bologna il 2 agosto, grazie, grazie veramente per il vostro valore, per me non è mai facile stare in un parco con tante persone, grazie. Intanto grazie anche al sindaco Mero, all'onorevole Paolo Bolognese, presidente dell'Associazione dei Familiari, per l'invito, che io sono qui sul loro invito, l'invito che mi hanno rivolto a partecipare a questo incontro. Saluto e ringrazio anche il ministro Delrio, il presidente Errani, la presidente Draghetti, tutti i parlamentari presenti e soprattutto le autorità, ma anche tutti voi che state qui con questo caldo tremendo. Grazie veramente per esserci, nonostante non sia facile stare sotto il sole. Noi siamo sotto l'ombra, voi siete sotto il sole. È già questo. Ecco, io voglio dire subito che non sono venuta qui oggi a offrire parole di circostanza. Io sono venuta qui veramente per esprimere la mia profonda solidarietà e la mia vicinanza alle vittime, alle loro famiglie, ai sopravvissuti e a tutta l'intera comunità di Bologna. E voi sapete bene che per me la parola solidarietà non è una parola di circostanza, è la parola a cui ho dedicato tanti anni della mia vita e continuo a dedicarmi anche. Ecco, fin dai primi giorni di lavoro come Presidente della Camera dei Deputati ho cercato di farmi interprete della domanda di giustizia, perché questa domanda sale da tanti posti, da tanti luoghi nel nostro Paese, perché tanti sono i posti che sono stati feriti dalla strategia del terrore. L'ho fatto celebrando il 25 aprile a Milano. L'ho fatto celebrando il 1 maggio a Portella della Ginestra, l'ho fatto a Palermo, in occasione dell'anniversario della strage di Ustica. E sono qui oggi e non è un caso. Vedete, dopo tanti anni e con il sangue versato di centinaia di persone, qui siamo ancora costretti a chiedere che sia rimosso ogni velo su quegli eventi e sui registri di quella strategia. Sembra incredibile, dopo tanti anni ancora noi chiediamo la cosa più semplice, eppure non abbiamo ancora una risposta. E questo vale anche per Bologna. Sì, la giustizia ha individuato e condannato gli esecutori, però mancano i mandanti, i burattinai, gli strateghi, quelli che hanno pensato alla carneficina. La strage di Bologna fu un evento terribile che ha sconvolto la vita delle centinaia di persone che ne soffrirono in modo diretto, ma è stato anche un evento che ha lacerato in profondità le istituzioni democratiche, portandone alla luce ancora una volta molti aspetti, le inadeguatezze, le inadempienze, le debolezze, la pervasività di zone oscure, infiltrazioni, ambiguità, doppiezze.
quindi una ferita ancora aperta e dolorosa per coloro che hanno a cuore la vita democratica di questo paese, quindi per tutti noi che siamo qui oggi. Ecco, credo che questo valga per tutti, senza distinzione di età, ma è soprattutto vero per la mia generazione, per tutti coloro che vennero colti da questo evento all'inizio dell'età adulta. Io avevo 19 anni, quando appunto quella fase della vita in cui le esperienze lasciano le tracce più profonde. Quella mattina ero qui a Bologna. Come giovane studentessa marchigiana ero alla ricerca di una casa in affitto per iniziare l'università e ricordo perfettamente lo sgomento, il dolore, il senso di smarrimento di tutti. Ci si chiedeva che cosa fosse successo, l'ansia, non c'erano le risposte in quella mattinata. Ecco, eravamo forse ancora troppo giovani, noi di quella generazione, per comprendere il significato di Piazza Fontana, del 69, dell'Italicus, di Piazza della Loggia, però quel 2 agosto dell'80 noi fummo trascinati a forza dentro l'età della consapevolezza, da 3 eventi tragici, 3 eventi che ancora oggi sono circondati da ombre e misteri: il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, la strage di Ustica e la strage di Bologna. Questi sono i 3 eventi che hanno segnato la nostra vita. Il 2 agosto del 2013, esattamente il 2 agosto del 2003, abbiamo fatto la prima camminata in trekking notturna. È il decennale del trekking in notturna per ricordare tutte le vittime del terrorismo. Sono 10 anni trascorsi, ma il valore è sempre quello. E quello è lo scopo di questa nostra serata, è sempre quello di ricordare e di mantenere la memoria, specialmente ai giovani, di quello che è successo nel 2003, nel 1980, il 2003 è stata la prima camminata. La rifaremo ancora nei prossimi anni, spero, e la cosa è sempre ben gradita perché l'affluenza del pubblico è sempre maggiore. Faremo una bella camminata, arriviamo a casa di Cattelotto e ritorno. E su ci abbiamo anche la musica, canteremo anche l'inno d'Italia e dopo un piccolo picnic ritorneremo verso la piazza. Buona passeggiata e buona serata a tutti.